Allora, buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Oggi tratteremo il tema dell'utilizzo dei sistemi in FRCM, materiali compositi, quindi principi base e criteri di progettazione per il rinforzo sismico di edifici esistenti. Parleremo per lo più di edifici in muratura, sui quali la tecnologia dei sistemi in FRCM è ormai veramente tra le più diffuse come sistema di intervento. Andiamo come sempre a visionare insieme il nostro sommario di oggi. Parleremo brevemente, introducendo il tema dei compositi nel campo strutturale, con particolare attenzione agli edifici in muratura, che sono quelli sui quali il sistema FRCM trova un riscontro più efficace. Poi faremo un breve excursus storico, direi quasi, anche se di una storia molto recente, relativa all'utilizzo dei sistemi in FRP e al passaggio ai sistemi in FRCM, sempre con riferimento agli edifici in muratura. Quindi andremo a vedere insieme da dove siamo partiti e perché gli FRP poi in alcuni casi hanno lasciato il passo agli FRCM, specie nell'applicazione di edifici in muratura. E poi concentreremo l'attenzione, gran parte del nostro intervento, sugli interventi per il rinforzo nei riguardi di meccanismi nel piano attraverso sistemi in FRCM, declinando questo macro capitolo in tre sottoaree: evidenze sperimentali, quindi vedremo qualche prova sperimentale che mostra l'efficacia dei sistemi in FRCM. Andremo poi a vedere come si progettano interventi in FRCM, entrando nel dettaglio delle formule progettuali e nei documenti che ne regolano la disciplina e l'utilizzo, per poi chiudere attraverso la visione di una prova dinamica su tavola vibrata, che in qualche modo rappresenterà la sperimentazione che meglio può consentire di valutare l'efficacia di questi sistemi applicati su un edificio in scala, però testato su tavola vibrante e quindi soggetto a un terremoto, quale quello dell'Aquila, ad esempio. Bene, entriamo nel dettaglio del nostro argomento. Parliamo di FRP, parliamo di materiali compositi. Partiamo dalla base, gli FRP. FRP è l'acronimo di Fiber Reinforced Polymers, quindi un sistema costituito da fibre rinforzate con polimeri, quindi con resine, che danno vita poi a dei tessuti che si possono applicare oppure a dei pultrusi come le barre. Evidentemente un materiale composito, cioè costituito da due elementi, fibre e resine. Le resine sono per lo più epossidriche, vinilestre, poliestere, fibre di diversa natura in funzione del tipo di intervento, di quali sono gli obiettivi che si vogliono perseguire. Si va dalla fibra più resistente, che è il carbonio, al vetro, alla lamina, al basalto. Adesso abbiamo anche dei tessuti in acciaio, anche in acciaio ad alta resistenza, quindi esistono diverse tipologie. Questo è il mondo degli FRP, che ormai direi da tanti anni si è affermato nel campo dell'edilizia e che ha visto nello sviluppo di diversi documenti normativi poi lo strumento attraverso il quale è diventato, anche da un punto di vista professionale, progettuale, la tecnologia forse più adottata oggi dai professionisti per il rinforzo sismico di strutture, come peraltro testimoniato dai dati relativi alle ricostruzioni post-sisma e dell'Aquila e del Centro Italia. Excursus normativo 2004 CNR 2200 del 2004. Nel 2009 il documento viene aggiornato in una versione emanata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'ultimo riferimento che riguarda l'utilizzo dei materiali compositi per strutture in cemento armato, cemento armato precompresso, ma anche murature, che sono quelle che trattiamo oggi, è il documento del 2013, quindi riferimento normativo a livello italiano, o meglio, non è normativa, sono linee guida emanate dal CNR, che però a tutti gli effetti le norme tecniche per le costruzioni richiamano essere documenti che possono essere adottati nella progettazione, quindi a tutti gli effetti disciplinano l'utilizzo dei compositi nel mondo delle costruzioni, e in particolare delle costruzioni esistenti, murarie, che sono il tema che stiamo trattando oggi.
non esiste solo l'ambito italiano. Se guardiamo al mondo mesopotamico, quindi muratura a livello internazionale, altri documenti importanti di riferimento anche per chi progetta all'estero, oltre che in Europa c'è il FIB, però che riguarda di più le strutture in cemento armato. Se guardiamo il mondo muratura a livello internazionale, ci sono i documenti dell'American Concrete Institute, quindi l'ACI, e c'è il 447R, che disciplina l'utilizzo dei compositi per le murature, e poi attenzione per i sistemi in FRCM, l'ACI 549, 549, 4R 2013, che parla proprio di utilizzo di FRCM. Quindi questo un breve excursus normativo che può darvi uno spunto per coloro i quali sono poi coinvolti nella progettazione di sistemi di rinforzo in composito o in FRP o FRCM nel mondo muratura. Ma vediamo come si possono utilizzare gli FRP e poi andiamo più nel dettaglio degli FRCM laddove si voglia intervenire su edifici in muratura. È noto, lo sappiamo bene, è una slide questa di banale richiamo, i meccanismi fuori dal piano sono quelli che principalmente preoccupano i progettisti degli edifici esistenti, sono quelli che si innescano prima e che portano al ribaltamento semplice o composto, quindi con una porzione di muratura, delle facciate, che evidentemente è un fenomeno da scongiurare. Come intervenire per evitare questi tipi di meccanismi? Evidentemente andando a fare cosa? A garantire un comportamento scatolare, quindi a garantire che ci siano delle connessioni tra le pareti, tra di loro o tra le pareti e i solai. Quali le tecniche per garantire questa connessione? Beh, ce ne sono tantissime da un punto di vista tecniche tradizionalmente utilizzate: catene, chiodature, cordolature. Ne conosciamo sia la modalità applicativa sia i vantaggi. Vediamo come si traducono nel mondo dei materiali compositi. Beh, se pensiamo al cordolo, beh, un cordolo può essere fatto in acciaio, può essere fatto in cemento armato, ma può essere anche fatto in FRP, e negli anni l'FRP è stato anche utilizzato per cordolare, per cingere gli edifici in modo tale da evitare l'apertura cosiddetta a carciofo. E qui alcuni esempi di applicazioni di FRP. Evidentemente vi ricordo che l'FRP è un materiale che resiste, non è omogeneo, non è isotropo, e quindi ovviamente per evitare che in questi punti si possa lesionare è necessario andare a sagomare gli spigoli in modo tale da evitare concentrazioni di tensione in maniera ortogonale alle fibre, visto che il materiale resiste solo lungo le fibre. Bene, in FRP si sono anche prodotte catene, anche se realizzate in alcune circostanze. Attenzione che nell'utilizzare le catene, sebbene c'è un grande vantaggio in termini di durabilità, perché questo sistema è meno esposto a problemi di corrosione, evidentemente, come l'acciaio, tuttavia è molto delicato il processo di applicazione in chiave. Cioè è molto problematico l'ancoraggio proprio per la natura delle fibre, dei compositi che resistono nella direzione delle fibre, quindi attenzione quando poi si va ad applicare una pretensione o si vuole fissare il sistema, vanno evitate concentrazioni di tensioni che possano danneggiare la catena in FRP. Chiodature in cemento armato, con barre in acciaio, ma chiodature anche con barre in composito, ne abbiamo parlato anche in altri interventi. Le barre in acciaio possono essere tranquillamente sostituite da barre in pultruso, che hanno appunto il vantaggio di avere una grandissima capacità, una migliore capacità in termini di durabilità, non sono soggette a corrosione e quindi evidentemente rappresentano una validissima alternativa ai sistemi in acciaio. Ma quello che noi oggi vogliamo trattare è il rinforzo nel piano, questa è una panoramica, ovvero il rinforzo che riguarda elementi murari laddove l'edificio in sé abbia già raggiunto un livello
tale per cui sono evitati i meccanismi fuori dal piano, ovvero è chiaro che laddove ci sia un meccanismo, sia garantito un comportamento scatolare grazie ai presidi di cui abbiamo sinora parlato o perché l'edificio nasce con delle buone connessioni, è chiaro che poi il problema che si può manifestare è quello di resistere alle azioni orizzontali indotte dal sisma, che laddove la resistenza nel piano, quindi la capacità a taglio del maschio murario, non sia soddisfacente, portano a lesioni di tipo Croce di Sant'Andrea, lesioni diagonali, lesioni a taglio. In questo caso, come intervenire? Si interviene incrementando la capacità tagliante degli maschi murari, delle fasce murarie, e tecniche tradizionali che lavorano su questo ambito sono certamente le iniezioni, ma chiaramente la tecnica principe in questo ambito di applicazione, la più nota forse per tanti, è l'intonaco armato, ovvero l'inserimento di due paretine interna e esterna collegate, paretina al cui interno viene disposta una rete in acciaio con delle connessioni, e questo crea un effetto sandwich che garantisce evidentemente attraverso la disposizione di una rete in acciaio alla muratura una capacità di resistenza a taglio che essa non aveva nelle condizioni originali. Quindi, scongiurati i fenomeni fuori piano, nel piano, laddove la muratura non sia in grado, perché poco resistente, perché di scarsa qualità, perché nel tempo ha subito fenomeni di degrado, interventi che vanno a sanare, a incrementare la capacità del piano, tradizionalmente guardano alle iniezioni, guardano all'intonaco armato. Hanno anche però questi interventi un alter ego con i materiali compositi, gli FRP. In realtà sono stati testati e validati nel tempo sistemi di rinforzo dei maschi murari a taglio e a pressopressione con sistemi in FRP classico, quindi fibre con resine. È stato dimostrato che questi sistemi sono efficaci. Vedete l'utilizzo delle X proprio per contrastare le lesioni dovute alle azioni orizzontali con delle fasce verticali che possono funzionare per la pressopressione e delle fasce orizzontali che funzionano da ancoraggio. Sono state testate, sono state validate, si è dimostrata l'efficacia di questi sistemi. Io qui però ho scritto ieri perché gli FRP nel mondo muratura hanno un po' lasciato il passo agli FRCM. Perché questo? Perché evidentemente quando parliamo di sistemi in FRP parliamo di sistemi che hanno grandi vantaggi, tra cui certamente annoverare l'efficacia, la bassa invasività, la facilità di applicazione, in alcuni casi anche la reversibilità, la possibilità di intervenire in una logica di intervento locale, quindi senza incrementare la massa, senza irrigidire il sistema, andando a sanare carenze specifiche, tutte problematiche risolvibili con sistemi in FRP, lasciatemi passare il termine classico, quindi FRP. Tuttavia, se guardiamo al mondo muratura, è importante fare un salto, passare dalla matrice organica, ovvero dalle resine, alla matrice inorganica, perché tante problematiche possono essere legate, specie in ambito di edifici vincolati, di edifici di interesse storico monumentale, per l'utilizzo di resine che possono creare problemi in termini di riciclo e anche in termini di compatibilità con la muratura sottostante. Quindi, nel tempo, specie nel mondo muratura, i criteri di compatibilità dei materiali, di sostenibilità dell'intervento, di ciclo dei materiali hanno portato all'affacciarsi in questo mondo non più di sistemi in FRP, ma cosiddetti in FRCM, dove che cosa cambia? FR restano le stesse, fibre rinforzate, ma cambia la P, non ci sono più polimeri, bensì ci sono soluzioni a matrice inorganica e quindi malte che nascono come malte cementizie, poi diventano malte a base calce, malte adattate alle diverse tipologie di muratura e quindi si utilizza una rete preimpregnata in FRP che però viene immersa in una malta e questo evidentemente per andare incontro ai requisiti di compatibilità e di necessità di smaltire il materiale,
oggi tanto richiesti. Quindi passiamo dal Fiber Reinforced Polymers a Fiber Reinforced Cementitious Matrix, che nasce come cementizia, l'abbiamo già detto, ma poi diventa una matrice inorganica in generale, a base di calcio, a base di pozzolana, quello che riteniamo utile, quello che serve per la muratura. E nella muratura tipicamente non usiamo malte cementizie, ma malte di diversa natura. L'importante è che abbiamo quindi una griglia, che sarebbe il tessuto già preimpregnato, e quindi non c'è l'utilizzo della resina in situ, che viene immersa in un piccolo spessore di malta inorganica, di matrice inorganica, quindi di malta. Questo lascia inalterato il grande vantaggio della semplicità di applicazione, del piccolissimo spessore, perché questi tessuti hanno uno spessore ridotto a meno del millimetro sostanzialmente, e quindi basta immergere in 1 cm di matrice inorganica, e quindi abbiamo ancora una volta un intervento molto 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 poco invasivo, con il vantaggio di aver sostituito la resina alla malta, che è anche più nota nel mondo cantieristico, più facilmente applicabile, le condizioni di applicabilità sono più semplici, basta pensare che le resine hanno dei tempi di indurimento, quindi anche cantiere è più facile gestire questo tipo di materiale. E se poi quindi guardiamo alle applicazioni dell'FRCM, ci rendiamo conto che la traduzione del rinforzo che abbiamo visto prima in FRP in FRCM diventa l'applicazione di sistemi in FRCM per incrementare la capacità a taglio a presso flessione, se volete, attraverso, vedete, delle fasce di materiali in FRCM. Quindi come si applica? Si tratta prima la superficie su cui è necessario applicare il composito, poi c'è uno strato di malta su cui si poggia una rete preformata che viene tagliata ad hoc, un secondo strato di malta e il sistema è applicato. È quindi sostanzialmente cosa? È l'alter ego di un intonaco armato, dove però la rete non è più una rete in acciaio con un diametro 8 mm, ma è una rete in composito, che sfruttando uno spessore che è inferiore al millimetro produce un pacchetto di rinforzo molto molto piccolo, e che quindi ancora una volta impatta lievemente sulla struttura e sulle poi quelle che sono le caratteristiche dinamiche della struttura. Quindi io dicevo ieri in FRP, io parlo di FRCM oggi e guardo per lo più a interventi di rinforzo nel piano, ma è chiaro che gli FRP, come gli FRCM, si declinano anche nell'utilizzo per il rinforzo di archi, di volte, e quindi vediamo qui schemi in FRP che vanno sostanzialmente ad applicare il composito dove c'è necessità di assorbire tensione di trazione, e allo stesso modo si può fare l'intervento sostituendo l'FRP all'FRCM, quindi ancora ieri, oggi, applicazioni che prima si facevano in FRP, che molto spesso oggi sono effettuate invece con sistemi in FRCM. Direi, ma non è il tema di oggi, che forse domani parleremo di sistemi in cui passiamo direttamente ad una malta fibro rinforzata, quindi si passa dalla fibra principe a una griglia, a poi una malta con inserimento di fibre in diversa natura, e quindi abbiamo oggi anche i sistemi FRC, che sono oggi ancora non disciplinati da un punto di vista legislativo, almeno nell'ambito delle costruzioni esistenti, ma che sono la naturale evoluzione di questi sistemi compositi nell'ambito delle costruzioni esistenti. Un'ampia premessa, ma il nostro focus oggi è sul FRCM come sistema di rinforzo nei riguardi meccanismi nel piano, quindi come sistema che va a prevenire il formarsi di meccanismi di rottura a taglio nel piano, e in particolar modo se guardo all'iniezione all'intonaco armato come tecniche tradizionali, sto guardando all'FRCM come alternativa all'intonaco armato. E quindi facciamo un attimo un parallelo tra queste due tecnologie. Evidentemente l'obiettivo che perseguono e il risultato è lo stesso, incrementare la resistenza del pannello murario e nei riguardi del taglio e nei riguardi della pressoflessione.
E tipicamente una delle necessità più importanti è quella di incrementare la capacità d'attacco, come dimostrato dalle tante lesioni a 45 gradi che incontriamo negli edifici esistenti in muratura dopo il verificarsi di un evento sismico. Bene, se guardo all'intonaco armato, come progettiamo oggi l'intonaco armato? Beh, per progettare l'intervento di rinforzo dell'intonaco armato, il documento a cui facciamo riferimento, evidentemente, sono le norme tecniche per le costruzioni del 2018 e l'annessa circolare del 2019. Circolare nel capitolo 8, che è il capitolo relativo agli edifici esistenti, in particolare appunto C, che indica il fatto che stiamo guardando la circolare 8.5.3.1, riporta cosa si può fare con il consolidamento con l'intonaco armato e come il progettista può tenere in conto dei benefici dell'intonaco armato laddove si usi questo sistema di rinforzo. E qui viene sottolineata la parte chiave, cioè la circolare ci dice, guarda, che è possibile adottare laddove si inserisca, si preveda un intonaco armato, da un punto di vista di beneficio di calcolo, di modellazione, che cosa accade? È possibile tenere in conto di questo intervento adottando dei coefficienti che sono indicati nella tabella qui riportata, che per diverse tipologie di muratura indicano quali sono gli incrementi dei parametri di resistenza e dei moduli elastici. Quindi c'è un coefficiente incrementativo, correttivo, che fa sì che se io tengo conto di una muratura, ad esempio, a blocchi lapidei squadrati o in pietra spacco con buona tessitura, avendo inserito l'intonaco armato, io posso pensare che i parametri resistenti di modulo elastico vengano amplificati di un fattore, ad esempio qui 1.5. Quindi le capacità taglianti si amplificano del 50%, il modulo elastico, il modulo sia elastico longitudinale che tagliante, quindi EG, vengono amplificati al 50%. Questo fa sì chiaramente che nel mio modello ho una muratura più resistente e quindi evidentemente vado a scongiurare l'innesco di meccanismi, per esempio, a taglio. Questi coefficienti riportati in funzione di ogni muratura, perché ogni muratura beneficia in maniera diversa dell'utilizzo dell'intonaco armato, perché dipende da dove parto, da qual è il supporto su cui vado ad applicare. E sono coefficienti che nella peggiore delle ipotesi incrementano solo di un 20% fino ad arrivare addirittura a un incremento di 2.5 volte la capacità originaria. È bene segnalare che nella circolare sono riportate diverse tipologie di intervento. I ricorsi alle listature, le connessioni trasversali, le iniezioni, le ristilature, ognuna presenta una colonna con dei coefficienti. Viene anche citato, richiamato molto chiaramente il fatto che se io adotto, faccio la listatura, poi faccio l'iniezione e poi faccio l'intonaco armato, non posso fare 1,3 per 2 per 2,5 e quindi incrementare di più di 7 volte il mio 6 volte e mezzo il mio parametro originario di resistenza. Bensì, attenzione, si dice, se tu adotti più tecnologie, guarda che al massimo devi combinare due effetti, considerando quelli che hanno coefficienti moltiplicativi più alti. Cioè tu puoi fare diverse cose, però attenzione che poi qui non è che vai a moltiplicarmi tutti i coefficienti. Comunque questo per tener conto laddove si voglia gli interventi combinati. Nell'intonaco armato, attenzione, è richiamato chiaramente in maniera molto puntuale nella circolare, guarda che è richiesta la presenza di sistematiche connessioni altrimenti l'intonaco armato non è efficace. Quindi si parla di un intervento esterno-interno con connessioni. E quindi al di là del problema legato alla corrosione della rete che tante volte oggi stiamo affrontando e chi di voi sa, avendo a che fare con edifici esistenti, tante volte trova edifici in muratura in cui il problema è che questa rete ha corroso, magari per fenomeni di umidità che dal basso sono risaliti, hanno corroso la rete e quindi c'è un rigonfiamento, ma poi c'è anche un problema oggi non solo legato alla tecnologia, alla rete in acciaio che può provocare, può avere dei fenomeni di corrosione, ma se io oggi voglio intervenire su un edificio, molto spesso, specie in una logica sisma bonus,
Vorrei farlo con un minimo disturbo e quindi vorrei provare a intervenire solo dall'esterno. Questa tecnologia evidentemente non si presta perché richiede la connessione obbligatoria e quindi l'applicazione esterna e interna. Ecco che questo rinforzo di tipo tradizionale lascia un po' il passo a rinforzi innovativi in FRCM, dove c'è evidentemente la risoluzione del problema corrosione, c'è un problema di distacco al supporto che proprio per la mancata corrosione è molto meno rilevante, c'è soprattutto la possibilità di applicare un rinforzo con spessori molto molto ridotti, di 1 cm, 1,5, 2, proprio volendo esagerare 3, ma di solito siamo nell'ambito di 1-2 cm, e soprattutto vedremo, si può anche provvedere a un rinforzo soltanto dall'esterno, purché ci siano dei collegamenti, anche se questo viene penalizzato, ma comunque è garantita la possibilità di farlo. E allora, questo tipo di problematica, meccanismo del piano a taglio, può essere scongiurato attraverso questo tipo di rinforzo. Ed è anche interessante ricordare che questo tipo di applicazione quindi può essere fatta tutta dall'esterno, su una facciata, su cui oggi ancora fino a dicembre è possibile utilizzare i benefici del bonus facciate, quindi una tecnica che in qualche modo ben si sposa anche con quelli che sono gli incentivi di coloro i quali hanno voluto beneficiare di un intervento in facciata, e quindi anche chi oggi sta progettando quei lavori potrebbe, perché no, abbinare un intervento di ripristino del decoro a un intervento di incremento di capacità strutturale. Fermo restando, e va sottolineato, che è sempre bene poi guardare anche, soprattutto prima, i meccanismi fuori dal piano, che sono quelli che si innescano in maniera prioritaria. Bene, allora entriamo nel mondo FRCM, nel dettaglio, e vediamo prima di tutto, ma veramente funziona questa tecnologia? Cioè, siamo sicuri che una rete così sottile, immersa in una matrice di 1 cm, realmente incrementi la resistenza a taglio? Ci sono evidenze sperimentali che dimostrano che diverse murature fatte con diverse tipologie di pietre, di malte, siano poi veramente, beneficino realmente di questo intervento? Beh, io vi riporto in sintesi, non abbiamo ovviamente moltissimo tempo, però alcuni esiti di prove sperimentali, direi di centinaia di prove, un'ottantina su pannelli in tufo, sono tipici dell'area campana, di cui è l'area dove vivo, ma anche pannelli in mattoni pieni, tipici dell'Emilia-Romagna, o in muratura, quindi in muratura disordinata, tipica dell'Aquila o del centro Italia, direi. Abbiamo eseguito tante prove e abbiamo visto che cosa. Abbiamo eseguito delle prove di compressione diagonale. Vedete qui c'è una forza, ovviamente questa ha due componenti, una che simula quindi il carico gravitazionale e una che simula l'effetto orizzontale del sisma. Quindi questo è un sistema di prova semplificato per simulare l'effetto sismico. E quello che è emerso dalle prove è che se la muratura è caotica, tende ad andare in crisi per disgregazione, viceversa, se la tessitura è buona, si crea una lesione principale da taglio, chiara, netta, spesso lungo i corsi di malta, ma che se io non rinforzo il mio pannello murario con questo tipo di lesione concentrata unica, viceversa, utilizzando un sistema in FRCM, che cosa accade? Ho un incremento di capacità tagliante, ho un incremento di utilità, perché il quadro fessurativo si diffonde, quindi ho un'armatura che in qualche modo evita questa lesione prematura e fa sì che ci siano più lesioni capillari, ma che avvengano per un input energetico che deve essere assegnato alla muratura di gran lunga superiore. Come si può intervenire in FRCM? Beh, l'intervento, diciamo, minimo è un lato, ma la norma comunque richiede che se si fa un intervento sul lato, almeno ci debbano essere degli ancoraggi. Poi, ovviamente, potrei intervenire su due lati, chiaramente condizione ottimale, ma non sempre fattibile nelle condizioni reali, due lati con ancoraggi. È chiaro che da sinistra a destra sto andando nella direzione di sistemi in FRCM sempre più efficaci. Le prove che sono state eseguite in laboratorio hanno voluto poi valutare quanto è più efficace passare da questo sistema a questo, a questo e a questo. E quindi qui vedete un rinforzo tipico su un lato con dei fiocchi, quindi l'inserimento di connessioni sempre fatte in composito, con fiocchi in acciaio, con fiocchi sempre in vetro,
con un sistema di fioccatura per cui si fa un foro e si sfiocca la fibra all'interno che viene poi immersa nella malta e qui un sistema a doppio rinforzo. Qui vedete un connettore in acciaio, ma ne esistono di diversa natura, che viene applicato e poi sfioccato ed applicato in modo tale da essere poi ripartito su una zona del lavoratore. Qui sotto c'è un FRCM, qui c'è un sistema che ospita il fiocco e questa è la muratura originaria, quindi una connessione che oggi è obbligatoria se si interviene su un lato solo. E ancora altre foto di fioccature, giusto per darvi un'idea del sistema. Che cosa succede facendo le prove? Realmente incrementiamo la resistenza? Beh, se pensiamo alla resistenza a taglio, come la tau data dal rapporto tra il carico che vado ad applicare, l'area della muratura che sto considerando, moltiplicando per un coefficiente per tenere conto che stiamo considerando poi una sollecitazione di taglio, un'azione di taglio. Bene, se plottiamo il comportamento sperimentale in termini di tau deformazione di questo pannello, vedete la curva nera del pannello non rinforzato, è una curva che ha un comportamento lineare, raggiunge un picco e poi c'è un degrado. Quando questo pannello viene rinforzato con un sistema in FRCM, che cosa succede? Poco cambia in termini di rigidezza. Perché cambia poco? Perché il rinforzo è di un centimetro e mezzo, quindi parva materia rispetto alla rigidezza del pannello, ma si incrementa la resistenza a taglio, vedete anche in maniera significativa, in questo caso da 0,2 passa a più di 0,5, quindi un incremento di più di 2 volte e mezzo. E poi è interessante vedere che in alcuni casi, ma dipende dal sistema di rinforzo, c'è anche un degrado più dolce, quindi io incremento che cosa? La capacità resistente e la duttilità, che è l'area sottesa a questa curva, ovvero l'energia dissipata. E allora vediamo in sintesi dalle prove sperimentali che cosa è emerso. Vedete il provino l'ho rinforzato, poi con un sistema in FRCM basalto calce, vetro calce, vetro cemento, ovviamente dipende dai sistemi, ma si può vedere che c'è un significativo incremento di tau, poi man mano che la fibra resiste un po' di più o un picco di resistenza di tau più alta, se cambio la malta e passo alla calce o al cemento, ho un incremento massimo ma ho un degrado più veloce. Questo è il motivo per cui sulle murature poi, anche per un fatto di compatibilità di materiale, preferiamo spesso applicare sistemi in calce come malte. E qui si vede, diciamo, come incrementa la capacità resistente partendo dal non rinforzato al sistema con rinforzo su un lato più connettore, due lati. Ovviamente la linea orizzontale rappresenta la media dei picchi delle prove che sono state eseguite sui pannelli con il corrispondente sistema di rinforzo. Quindi, evidentemente, sono alcuni grafici rappresentativi di tante prove che sono state eseguite e che dimostrano quanto questo sistema sia efficace. Che cosa abbiamo fatto proprio qui all'Università di Napoli? Abbiamo seguito moltissime prove, le abbiamo catalogate in funzione del tipo di muratura, in funzione del tipo di rinforzo, un lato più ancoraggi, due lati più ancoraggi. Qui vedete in questa tabella, per esempio, sulla muratura in mattoni pieni, 13 prove con un valore medio di incremento di coefficiente incrementativo della tau 1,5, che diventa 1,7 se ci metto gli ancoraggi, che può incrementare ancora. E quindi ci sono diversi incrementi che abbiamo ottenuto sperimentalmente e che abbiamo fatto confluire nella norma, nella linea guida CNR, dove che cosa si dice? Si dice, guarda, che se usi sistemi in FRCM, norma che è stata poi definitivamente emanata il 30 giugno 2020, puoi adottare nel calcolo un approccio molto simile a quello che era previsto per l'intonaco armato. Qui c'erano dei coefficienti. Sulla base delle prove che abbiamo eseguito, si è detto anche nel CNR, beh, guarda che per ogni tipologia di muratura, tu usando un sistema di FRCM in maniera molto semplificata, se vuoi fare un ragionamento molto veloce, puoi adottare il coefficiente correttivo delle caratteristiche meccaniche della tua muratura, che è qui riportato e che è stato tarato in base ai dati sperimentali di cui vi ho prima menzionato alcuni esiti, in modo tale da avere anche un certo margine di sicurezza. E quindi qui sono i coefficienti correttivi, vedete anche qui vanno da 1,2 a 2, sono in linea con quelli che sono stati proposti dalla circolare per l'intonaco armato.
quasi sempre un po' più bassi, in alcuni casi un poco più alti. Attenzione però, perché questo approccio semplificato di calcolo viene consentito dalle linee guida se e soltanto se gli spessori di muratura su cui noi andiamo ad adottare l'FRCM non sono superiori a 40 cm e se e soltanto se il rinforzo è disposto simmetricamente sull'intera superficie delle due fasce delle pareti. Perché questo? Per due motivi molto semplici: perché il database di prove su cui questi coefficienti sono stati calati è per lo più costituito da muretti di spessore inferiore ai 40 cm, quindi non avrebbe avuto senso applicare questi coefficienti per murature che non sono state testate o non sono state molto testate. E poi perché tipicamente il campione di prove più rappresentativo è quello con rinforzo sui due paramenti, e quindi ad oggi nel normare non ce la, non, i normatori non hanno pensato fosse opportuno già da adesso considerare questi coefficienti come validi anche nel caso di applicazione su una faccia dove il numero di prove è di gran lunga inferiore. Non solo, ma questi coefficienti possono essere adottati quindi per murature minore di 40 cm solo se l'intervento è disposto sulle due facce e anche se c'è una limitazione che deve essere soddisfatta. Questa limitazione, che poi andremo a vedere più avanti, di qui a 10 minuti, è una limitazione che sostanzialmente vuole dire cosa? Che la tensione ultima della rete moltiplicata per lo spessore deve essere superiore a un certo numero, cioè si dice non va bene, non puoi applicare questo coefficiente se la tua rete non è almeno di un certo spessore, se non è di certe caratteristiche. Ciò a prevenire l'utilizzo di retine troppo esili, poco efficaci e premiandole con un coefficiente correttivo così alto, cioè deve essere una rete che noi chiamiamo strutturale e che quindi deve avere certe caratteristiche, lo vedremo. Ma detto questo, allora qualcuno potrebbe chiedersi e chiedermi in questo sistema virtuale, ma sicuramente qualcuno starà pensando, l'intonaco armato andava disposto su due facce, abbiamo detto che l'FRCM c'è il vantaggio di potersi applicare solo su una faccia, ma con questo metodo non lo posso fare uguale, quindi c'è solo un vantaggio di spessori, di materiali, siamo d'accordo, ma non ho risolto il problema di poter intervenire solo dall'esterno. Non è così, perché la norma, la mia guida, dice: vabbè, questo è un metodo semplificato, ma tu comunque in ogni caso, e che faccia l'intervento da un lato o che lo faccia su due lati, puoi anche usufruire di un'altra modalità di calcolo che è più accurata di quella di adottare tu curvo un coefficiente correttivo, ovvero una modalità di calcolo che sostanzialmente in linea con quanto previsto dall'ACI, quindi dal documento americano, prevede che il rinforzo a taglio prodotto dall'FRCM sia quantificato in termini additivo, per cui la resistenza a taglio del pannello murario viene definita come la somma della resistenza a taglio del pannello non rinforzato più un'aliquota legata al composito, all'FRCM, che viene quantificata in questa formula che hanno la stessa struttura. Qui c'è un coefficiente che noi usiamo, che è il fattore parziale di sicurezza, che è 2 per lo stato limite ultimo in Italia, ma poi c'è lo stesso tipo di formula, l'unica differenza è che nell'ACI si usa un 4 per 1000 come deformazione del composito, qui si usa un valore un po' più articolato, che è εfd, che è la deformazione di De Bondi, che vedremo moltiplicata per un coefficiente empirico alfa. Ma vediamo come si calcola questo termine in dettaglio. Questa è la formulazione nella sua versione estesa, quindi 1 su gamma RD, un fattore, questo è 2 per lo stato limite ultimo, un fattore parziale di modello. Poi c'è lo spesso, il numero di strati, quindi se io metto uno strato su due facce, se uno strato, se ne metto due strati, il numero di strati di rete. T è lo spessore equivalente di uno strato di rete, vedremo che cos'è. L è la dimensione di calcolo del rinforzo e poi abbiamo qui epsilon per E è la tensione del rinforzo, dove epsilon FD è la tensione di debonding, che vedremo essere legata alla deformazione limite convenzionale, moltiplicata per un coefficiente alfa che viene assunto pari a 0,8. Ma entriamo nel merito di ciascuno di questi fattori che vi ho menzionato. Allora, nella prima parte, a parte gamma RT, abbiamo N e T.
che sono numero di strati e spessore. Numero di strati, vabbè, dipende se mettiamo uno strato di rete o due strati. Noi potremmo mettere rete immersa in Malta, poi mettere Malta, rete, Malta, e poi potremmo mettere ancora rete, Malta, potremmo mettere due strati e così via. Le reti, ci tengo a sottolinearlo, sono di diversa natura. Commercialmente esistono reti con diversa maglia, quindi con passo 25x25 mm, 20x20, 18x18, 10x10, 5x5 e così via, e con diversa grammatura. Attenzione, perché il parametro fondamentale quando si progetta un sistema in composto è la grammatura. Che cos'è la grammatura? È il peso di un metro quadro di che cosa? Di sistema di rete, in questo caso di rinforzo o di tessuto. Ai fini del calcolo serve lo spessore equivalente di uno strato che si calcola proprio in funzione della grammatura. Cioè, se io ho un materiale, un tessuto di grammatura 300 grammi al metro quadro, cioè per cui un metro quadro pesa 300 grammi, lo spessore equivalente si calcola attraverso questa banale relazione che è data dal rapporto tra la grammatura e la densità. Se io poi ho fibre in due direzioni, quindi ho una rete bilanciata con trame ordito che presentano la stessa quantità di fibre, ovviamente qui devo dividere per due. Quindi, nota la grammatura e nota la densità del materiale, io conosco immediatamente lo spessore equivalente. Quindi, un tessuto, per esempio, di carbonio, 300 grammi per metro quadro, considerando la densità del carbonio di 1800 kg al metro cubo, ha un spessore equivalente di 0,166 mm. Se guardo alle reti, devo guardare la grammatura. Date che abbiamo reti di grammatura 200, 250, 300, 350, 550. Una grammatura bassa tipicamente sta intorno ai 200 grammi al metro quadro, una grammatura più alta sui 550. Che cosa succede? Che ai fini del calcolo dello spessore equivalente devo guardare la grammatura della rete senza l'appretto, che è quello che ci consente di realizzare la rete. E quindi non devo guardare, questa è una rete 250, c'è cioè una grammatura della rete intorno a 200. Questa rete 550 ha una grammatura netta, cioè senza appretto, di circa 400. Se questi numeri li divido per la densità del materiale, che è circa 2700 kg al metro cubo, ottengo esattamente quello che nell'arche da tecnica è lo spessore equivalente, cioè 0,038 mm, 0,07 mm, quindi meno di 0,1 mm. Guardate, in questo rapporto diviso per 2, perché la griglia ha trama e ordito, quindi il peso di tutta la griglia, ma io ho bisogno dello spessore equivalente in una direzione, e quindi nella trama o nell'ordito posso fare questa divisione. Qui questi numeri sono leggermente diversi, vuol dire che la rete non è perfettamente bilanciata, ma sono sostanzialmente uguali, perché stiamo parlando della terza cifra dopo la virgola, quindi si può parlare oggettivamente di rete bilanciata. Quindi noto il numero di strati e lo spessore che si ricava come detto, a quel punto entra in gioco, ma qual è la lunghezza? Perché ho bisogno di un'area moltiplicata per una tensione che mi dà una capacità resistente. Beh, lo spessore ce l'ho, mi serve l'altra dimensione che è la lunghezza, che è L con F ed è la dimensione di calcolo del rinforzo misurato ortogonalmente alla forza di taglio ed in ogni caso non può essere assunta superiore alla dimensione H della parete. Che cosa si intende? Guardate che il meccanismo l'abbiamo visto. Senza rete, che cosa succede? Che il pannello si apre. Quindi, da un punto di vista teorico, l'idea è che il rinforzo possa lavorare nella misura in cui quello che va a assorbire l'azione sono le fibre disposte parallelamente alla forza di taglio, che assorbono questa trazione legata a questo meccanismo di apertura. Questo vuol dire che le fibre ortogonali non servono? No, le fibre ortogonali servono perché comunque a seguito di fessurazione garantiscono l'efficacia del rinforzo, ma ai fini del calcolo io devo assumere queste fibre qui richiamate in rosso, quelle orizzontali. E allora che cosa succede? Se ho un maschio murario snello rosso, data questa dimensione, considerando una lesione a 45 gradi, le fibre che mi vanno a cucire la lesione sono queste rosse, o qui sono queste rosse, e cioè sono quelle sostanzialmente che io ottengo andando a ribaltare a 45 gradi questa dimensione o questa dimensione. Quindi la norma dice, guarda, L con F, la larghezza che lavora, al massimo, al più è H. In questo caso è proprio H, in questo caso è minore di H, ma non puoi utilizzare più di H, che è il parametro, in questo caso del maschio murario.
E quindi n per t per l con f mi dà l'area della sezione trasversale equivalente del rinforzo che è efficace a taglio perché può intersecare una lesione che si sviluppa a 45 gradi. Quindi a questo punto ho il numero di strati, ho considerato l'area, non mi serve che la tensione a cui lavora, che dà il modulo elastico che dipende dal tipo di fibra, per la deformazione εfd. E questa εfd è la deformazione a cui lavora il composto. A quanto vale? A quanto lavora il composto? Beh, il composto a un certo punto si può staccare dal supporto. Allora, questa deformazione εf, dove f sta per le fibre, d sta per design, che è legata anche al fenomeno di debonding, cioè del distacco, è ricavata dalla epsilon limite convenzionale. Che cos'è questa epsilon limite convenzionale? Beh, la linea guida dice tu devi utilizzare un valore di progetto che è dato da questo valore limite convenzionale, che vedremo chi è, moltiplicato per un coefficiente che riguarda l'esposizione, che può essere tra 0,9 e 0,7, per esempio in caso di esposizione esterna, come le pareti esterne 0,8, diviso un coefficiente gamma m, che evidentemente è un coefficiente del modello di materiale, 1,5 allo stato limite 1. Quindi questi sono due numeri. Molto, questo è fissato, questo è tabellato in funzione delle condizioni di esposizione. Resta da calcolare questo valore. Questo valore come si calcola? Allora facciamo un attimo attenzione. Noi abbiamo l'FRCM che è il sistema rete più malta. Poi l'FRCM lo applichiamo su un supporto della muratura. Allora noi avremo a disposizione un sistema che è già stato testato in laboratorio, che è stato certificato, in cui sul sistema sono state fatte prove sulla rete da su. Sul sistema in FRCM e sul sistema FRCM applicato sulla muratura, dalle quali, se io faccio l'FRCM, ho un comportamento tensione deformazione di questo tipo: c'è uno stadio A lineare, poi c'è un secondo stadio lineare in cui si ha un tratto quasi orizzontale, e poi una ripresa che viene chiamato stadio C. Ma se guardo tutti e tre i diagrammi, la rete ha un comportamento elastico lineare, perché sono fibre, gli FRP sono elastici lineari fino a rottura. L'FRCM ha questo diagramma trilineare, vedete qui sono più prove, questa è la media di più prove, e la prova di debonding, che cosa succede? Io tiro qui, fino a un certo punto ho una crescita del carico, a un certo punto che cosa succede? Che il supporto si stacca, cioè che il materiale si stacca dal supporto e qui si raggiunge un valore massimo. Allora noi i numeri che servono sono la tensione ultima della rete, con il suo modulo elastico, e il valore di picco della prova di debonding, che mi dà vita alla sigma limite convenzionale calcolato come questo valore di picco diviso l'area resistente. E quindi io, sostanzialmente, dal carico massimo di debonding, dividendolo per l'area di composito, ottengo la sigma limite convenzionale, che in questo caso mediamente è questo valore, vado poi nel diagramma dell'FRCM vedo se interseco lo stadio A, lo stadio B e lo stadio C. Se sto nello stadio C, questo alfa è 1,5. Se sto nello stadio B, questo alfa è 1,5. Se sto nello stadio A, questo alfa è 1. Cioè, ovviamente è un coefficiente che non si incrementa se sto troppo a valori bassi. E la epsilon limite convenzionale è il valore della epsilon corrispondente alla sigma limite convenzionale nel diagramma della rete. E quindi in questo caso è 1,6%. Quindi noi sostanzialmente che cosa avremo? Avremo che dalla certificazione dell'FRCM già sappiamo che cosa accade in termini di sigma limite convenzionale se questa sigma si sviluppa nello stadio C, quindi sappiamo se questo numero è 1, 1 e 5 e quanto vale questa epsilon limite che vi ho spiegato come viene derivata. E quindi a questo punto non mi resta che calcolare il contributo resistente. Vi segnalo semplicemente due cose prima di chiudere sulla norma, che se io applico il sistema FRCM su un solo lato, il contributo VTF viene penalizzato di un 30%, proprio per il fatto che ovviamente applicandolo su un solo lato non sono certo della massima efficacia del sistema. E qualora io applichi questo sistema su un solo lato, devo anche dalla linea guida applicare dei connettori. Questo perché ovviamente devo garantire che non ci sia un distacco prematuro. Evidentemente il contributo al rinforzo in FRCM poi non può portare la muratura a superare
un valore resistente è quello di rottura a compressione, altrimenti io ho aumentato la resistenza, ma si attiva un altro meccanismo. Poiché sta dicendo la linea guida, guarda che se fai rinforzo sul lato devi mettere gli ancoraggi, attenzione, ci sono degli dettagli costruttivi per l'FRCM, oltre a evitare gli spigoli, come abbiamo già detto, e garantire un ancoraggio di almeno 30 cm. Cioè, guarda, se fai su un solo lato, metti dei connettori e quanto devono essere lunghi? Beh, devono essere lunghi per andare a prendere almeno l'altro paramento, no? Quello sull'altra facciata, in modo tale da garantire l'efficacia del sistema, e devono essere disposti in modo tale che l'interasse non sia superiore comunque a 16, a 1600 mm o a 2000 mm, a secondo se lo spessore del pannello murario è inferiore o superiore a 40 cm. E quindi qui una possibile applicazione, vedete, di come disporli come interasse e come lunghezza almeno 3 volte lo spessore. Quindi se il muro è 50, 1,5 m di lunghezza di ancoraggio dei connettori. Facciamo degli esempi di calcolo velocemente. Immaginiamo una muratura di mattoni pieni. Abbiamo fatto i calcoletti. Quanto vale la resistenza della muratura? 50 kN. Utilizzando una rete a bassa grammatura, una rete a alta grammatura, qui chiamati sistema 1 e sistema 2, applicando le formule di cui abbiamo parlato, si ottiene un incremento di 27 kN, non di 65 kN, cioè si passa da 51 a 79, da 51 a 117, cioè un fattore incrementativo 1,54, 2,27, facendo il calcolo. Se avessi adottato il coefficiente correttivo, avrei dovuto adottare il coefficiente di tabella che era 1,7, moltiplicato per eta, che comunque va adottato, che il coefficiente tiene conto della condizione ambientale, quindi per 0,8, 1,36. Quindi col metodo semplificato prendevo questo numero, potevo incrementare la capacità resistente di 1,36, facendo il calcolo per bene ottengo 1,54 o 2,27. Ovviamente l'approccio semplificato non tiene conto della grammatura perché è un approccio chiaramente forfettario. Sullo stesso calcolo sul pannello di tufo, 1,96, 2,26 l'incremento con una rete a bassa grammatura o alta grammatura, il coefficiente correttivo sarebbe stato 1,6. Questo a testimonianza del fatto che l'approccio semplificato è cautelativo e non è tanto lontano nel caso di applicazione di una grammatura bassa, dove vado, quando vado su grammature alte, ovviamente diventa penalizzante. Vi avevo detto anche che è necessario verificare poi che questo approccio semplificato sia sempre applicabile, sia considerando che lo spessore deve essere minore di 40 cm, il rinforzo applicato su entrambi i lati, e poi la rete non deve essere troppo esile, e nei casi trattati si vede che nel sistema 1 con una grammatura bassa questa condizione non è verificata, mentre negli altri casi sì. Quindi avremmo potuto adottare l'approccio semplificato in 3 dei 4 casi. E qui vedete il confronto tra le resistenze ottenute con i 2 metodi. Credo che a questo punto l'FRCM si sia ben capito. Voglio dedicare gli ultimi miei 5 minuti a quello che abbiamo chiamato gli altri sistemi. Un sistema veramente simile all'intonaco armato, il cosiddetto CRM, cioè quello in cui la malta viene a immergere, che cosa? Un sistema che non è più formato da una griglia di fibre, ma da una griglia preformata in composito con uno spessore più rilevante. Quindi sostanzialmente la rete in acciaio viene completamente sostituita dalla rete in composito, che però non è una griglia. Tant'è vero che si parla di CRM quando il rinforzo ha uno spessore maggiore di 30 mm. In questo caso si hanno i vantaggi del composito in termini di durabilità, ma non si hanno i vantaggi in termini di riduzione di spessore. E poi c'è il cosiddetto FRM, cioè Fiber Reinforced Mortar, cioè le malte fibre rinforzate, che sono poi l'ultima frontiera in questo mondo. Vi ho fatto vedere le prove che abbiamo fatto su sistemi in FRCM, ne abbiamo fatte tante, o comunque alcune anche con sistemi CRM e FRM. Anche qui si hanno diversi coefficienti incrementativi delle capacità. Ovviamente non è così ben popolata questa matrice come quella degli FRCM, ragione per cui ci sono meno evidenze sperimentali. Comunque oggi si può dire che questo è il sistema più adottato, e stiamo guardando in futuro anche a dei sistemi che
sono direttamente con Marte, con all'interno delle fibre che in qualche modo possano fornire le stesse prestazioni. Chiudo, come vi avevo detto, dicendo: ma c'è stata poi mai una sperimentazione che ha dimostrato l'efficacia di questi sistemi attraverso una prova validante come quella su tavola vibrante? Bene, abbiamo fatto in questi anni proprio al DIST, Dipartimento a cui afferisco, Dipartimento della Federico II, Università di Napoli, abbiamo fatto delle prove su tavola vibrante in cui abbiamo testato una porzione di edificio, se volete una casetta in scala ridotta, sulla tavola vibrante, e ci ha consentito di fedelmente andare a valutare quale fosse il comportamento di questa struttura in caso di azione sismica, quale quella registrata all'Aquila durante il terremoto del 2009. Abbiamo realizzato in scala 1 a 2 questo prototipo in muratura, l'abbiamo testato. E qui si vede l'esito della prova del sistema muratura senza alcun tipo di rinforzo. Spero che il video parta. Eccolo. Lo facciamo partire. Che cosa è accaduto? Ovviamente questo prototipo era rappresentativo degli edifici esistenti, quindi con uno scarso grado di connessione tra le pareti ortogonali, soggetto a un'azione sismica rilevante come quella dell'Aquila, quindi del tempo che scorre l'azione sismica, si vede che a un certo punto si ha l'innesco di meccanismi importanti, di lesioni importanti che portano alla rottura. In realtà, per un terremoto pari a quello dell'Aquila, incrementato di 1,25, si vede l'apertura completa di lesioni in corrispondenza della piatta banda. E quindi un fenomeno quasi di ribaltamento di stacco dell'intera parte superiore della casetta. Abbiamo rinforzato quindi questo provino come adottando delle chiodature specifiche innovative in acciaio ricodati per andare a sanare il quadro fessurativo, quindi a cucire le lesioni. Poi abbiamo fatto un cordolo in FRCM per garantire il comportamento scatolare, e poi per rinforzare il piano abbiamo utilizzato una malta fibra rinforzata. Questi interventi hanno consentito poi di portare il provino al 200% senza alcun tipo di danno, come si vede in questa prova, dove il provino rinforzato si comporta in maniera talmente rigida da essere un blocco, non c'è nessuna lesione, semplicemente c'è un meccanismo a blocco del provino. Questo a dimostrazione dell'efficacia di questo sistema di rinforzo, e direi a dimostrazione anche dell'efficacia di queste tecnologie che oggi consentono di intervenire in maniera semplice, per lo più dall'esterno, laddove si voglia, fermo restando che poi l'intervento anche dall'interno garantisce degli incrementi maggiori, con delle formulazioni e delle procedure di calcolo, se volete, anche abbastanza semplici e disciplinate da documenti molto facilmente riscontrabili e trovabili in lettera. E con questo io chiudo e vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione.